Ciao a tutti ragazzi e bentornati. È dopo di tempo che non vi parlo di offerte telefoniche, anche perché dai, c'è stato un poco da dire negli ultimi mesi, no? Beh, oggi finalmente è nuovamente tornata una piccola bombetta da parte di O-Mobile, di chi ha intenzione di avere una ricaricabile senza vincoli, senza blocchi e con finalmente una velocità piuttosto interessante per la navigazione internet dentro casa. Prima di cominciare con il video e ovviamente snocciolarvi tutte quelle che sono le caratteristiche di questa nuova offerta, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto, di mettere un bel like a questo video, ma soprattutto di seguire il mio canale Telegram, dove lì in questi giorni troverete alcuni coupon gratis per degli oggettini che mi sono fatto inviare da alcune aziende, quindi seguitelo. Ma detto ciò, cominciamo. Ho da pochissimo finito una chiamata con il numero verde di O-Mobile, che come sempre si è dimostrato perfetto. In meno di 2 minuti ero al telefono con un operatore che mi ha dato tutte le risposte necessarie che cercavo su questa nuova offerta, appunto solo dati da 200 giga mese. Come vedete, all'interno dell'offerta non c'è scritto da nessuna parte giga illimitati, tempo illimitato, questo per non ingannare nessuno, anche quelli meno preparati, meno attenti alle minuscole lettere scritte in basso a destra di un contratto dove magari ci si vincola per 24 mesi senza nemmeno saperlo. Ci troviamo di fronte ad una ricaricabile a tutti gli effetti, come O-Mobile, insomma, ci ha abituati negli ultimi mesi, con zero vincoli, molto facile, ma andiamo con ordine perché se da una parte trovo questa offerta davvero molto interessante, diciamo che c'è stato un vincolo, una cosa che mi ha convinto un po' meno, ma vi spiego tutto nel dettaglio. Ma ricapitoliamo, sono 200 giga al mese con addirittura 9,4 gigabyte da poter utilizzare come roaming all'estero, cosa davvero molto interessante, già solo per questo vale il costo appunto che ci viene chiesto al mese, e a differenza della vecchia 100 giga che è ancora disponibile all'interno del sito, è stata raddoppiata anche la velocità di navigazione, quindi abbiamo non più 30 mega ma 60 mega sia in download che in upload, quindi si raddoppia la velocità e anche i giga disponibili da poter utilizzare mensilmente all'interno di questa nuova offerta. Il costo di attivazione di una nuova SIM è praticamente di 30 euro, manca un centesimo, mentre la promozione ha un costo ogni mese di 19,99 euro, quindi sì più alta della vecchia 100 giga, ma con tutto raddoppiato, sia il giga che appunto la velocità. Oltre a ciò, questa SIM è molto interessante perché nasce per i modem, nasce per essere usata come alternativa, magari alla linea di rete fissa, no? O proprio per tutte quelle persone che hanno una rete internet super scadente dentro casa e non possono nemmeno far fare i compiti ai figli perché la navigazione è proprio lenta o cade e quant'altro. Quindi potrebbe essere davvero la perfetta alternativa per tutte quelle persone che hanno bisogno di una connessione internet, soprattutto in questo periodo che sappiamo benissimo che ancora non è finito, no? Interessantissima poi la possibilità di utilizzare un buono sconto pari a 15 euro per l'acquisto su Amazon di un modem 4G Plus targato Huawei, no? Per creare appunto la vostra connessione top dentro casa risparmiando ulteriormente. Io ragazzi in descrizione vi lascio tutti i link Amazon che riportano a questi due modem e vi ricordo che il coupon da poter utilizzare da 10 o 15 euro in base al modem che sceglierete vi arriverà tramite mail una volta finalizzato l'acquisto della SIM. Quindi ricevete questo codice, lo mettete all'interno del carrello prima di pagare e avrete appunto lo sconto sui modem disponibili che vi lascio qui sotto in descrizione. Ovviamente per chi non conoscesse oltre ad essere una ricaricabile, quindi senza nessun tipo di vincolo, la cosa bella è che potete attivarla oggi, utilizzarla fra 4 mesi e ricaricare semplicemente il mese in cui vi servirà, quindi non perderete nessun giorno, non perderete euro, ma soprattutto non perderete nemmeno la vostra promozione, quindi la trovo perfetta, sia per chi ne ha bisogno praticamente tutti i mesi, o anche per tutte quelle persone che lo utilizzano magari nella casa al mare, in montagna, e che non vogliono attivare un piano annuale per poi utilizzarla magari 20 giorni all'anno quando se ne va in vacanza. Ecco ragazzi, tutto bene fin qui, però purtroppo c'è un qualcosa che non mi ha convinto al 100%. Nonostante i 200 giga siano sufficienti per tantissimi, in quanto almeno che non scarichiate giochi ogni giorno, credo siano più che sufficienti per molti di noi, qui, a differenza della 100 giga ancora disponibile, manca il riparti. Quindi una volta che abbiamo finito i nostri 200 giga, se è metà mese, non possiamo fare ripartire la nostra offerta da quel momento lì in poi. Mentre le altre offerte di O hanno ancora questa possibilità. Certo, 200 giga non sono pochi, 20 euro non sono pochi, quindi raddoppiare o spendere il doppio, quindi 40 euro in un mese, è una cifra piuttosto alta. Però se dovesse capitare anche una volta all'anno, perché mentre sono in vacanza oppure mentre sto lavorando ho scaricato di più,
devo star fermo finché non ricominci il mese successivo. Questo è un po' un vincolo, la trovo un po' limitante come cosa rispetto a tutte le altre offerte di Ho, però è anche vero che abbiamo 200 giga, che non sono pochi. Ho dato un'occhiata anche in rete e mi sembra di capire che attualmente solo Ho permette una soglia così alta su una SIM nuova e senza essere vincolata da contratti mensili con carte di credito e quant'altro, ma soprattutto con vincoli particolari, magari nell'utilizzo della SIM in un modem oppure no, insomma, no? Ovviamente non è indicata a chi ha già una fibra, ragazzi, è ovvio, a chi ha bisogno di molti giga, più dei 200, o cose simili, insomma, no? Ma per la casa al mare, per la famiglia che ha i bambini che devono studiare, che non hanno una connessione internet dentro casa di qualità, credo questa soluzione sia la migliore, soprattutto in questo periodo. Quindi, se ancora non avete deciso quale connessione fare e avete bisogno di internet per i vostri figli, questa la trovo perfetta. Bene ragazzi, per oggi è proprio tutto, ma prima di chiudere il video ci tengo a precisare che questa chiacchierata non è assolutissimamente sponsorizzata da Ho Mobile. Detto ciò, io vi saluto, ci vediamo prestissimo per un'altra chiacchierata e se avete voglia sapete già cosa fare per aiutare il mio canale. Ciao ragazzi, e alla prossima!